Amici di tutto Venezia Sport, buonasera e ben ritrovati. Ho tagliato un attimo nettamente il countdown per stringere i tempi perché l'ospite speciale di questa puntata non ci può dare più di tanti minuti, quindi cerchiamo di sfruttare il più possibile. Saluto Manuel, Alvise e i ragazzi della chat che stanno arrivando per questa diretta e come ospite, essendoci appena chiuso il mercato, abbiamo niente po' di meno che il fautore di tante operazioni insieme al team, allo staff del Venezia, il direttore sportivo Mattia Collauto. Benvenuto direttore. Grazie, ciao a tutti, buonasera. Ti direi, mentre faccio girare la diretta, Manuel, apri tu subito le danze. Sì, intanto benvenuti a tutti, grazie Mattia per partecipare a questa diretta di qualche minuto. E volevo chiederti, dopo il mercato estivo, avevi detto che non eri completamente soddisfatto, no? Invece dalla conferenza stampa di oggi sembra che invece tu abbia raggiunto gli obiettivi che almeno avevi in testa. Cosa è cambiato rispetto a quella versione estiva e hai ottenuto tutto quello che volevi, gli obiettivi sono stati centrati? No, ma credo che il club non era soddisfatto. Io ho parlato a nome del club perché non eravamo riusciti a fare delle operazioni in uscita nella sessione estiva e quindi no, il lavoro non era completato, solamente per questo. Devo dire che invece siamo soddisfatti per il mercato di uscita in questa fase perché abbiamo dato l'opportunità a tutti o quasi di avere un'ulteriore opportunità visto che avevano poco spazio qua. L'unica situazione non del tutto chiara, ma non so se andrà per il verso giusto, è quella legata a Riccardo Bocalon che avevamo chiuso a Trento praticamente allo scadere della fine alle 8 praticamente era tutto fatto, ma credo ci sia stato un passaggio probabilmente sbagliato, un ritardo nell'invio della documentazione, quindi si sta discutendo su questo. Però per il resto, dai, siamo soddisfatti. Il club credo che abbia dato un'ulteriore riprova di voler fare le cose in un certo modo, facendo quattro operazioni credo importanti per aumentare il livello della squadra. Ci hanno lasciato un paio di giocatori importanti, veramente importanti, che hanno fatto la storia qui. Che naturalmente vanno ringraziati pubblicamente per quello che hanno fatto, però d'altronde il calcio è questo, si va sempre di più verso questa direzione. C'è stata un'opportunità per Marzocchi che è andato in una squadra che l'ha economicamente gratificato. Francesco era in una situazione dove non aveva tanto spazio e per quello che aveva dato probabilmente a Benevento troverà una situazione diversa dove ritornerà ad essere protagonista del tutto e quindi è stata presa una decisione comune di fare questo passo. Però credo che abbiamo messo del talento, abbiamo messo della qualità per alzare il livello e quindi adesso ce l'andiamo a giocare. Ecco, direttore, ho visto che in serata state ultimando anche la questione lista per la Serie A, che sappiamo è un fattore fondamentale, e avete lasciato anche uno slot vuoto per un eventuale nuovo innesto da fare sul mercato di svincolati a questo punto, oltre a Vacca, che però può rientrare in quanto infortunato, adesso attualmente non risulta il suo Sì, nome. è stata presa questa decisione. Sì, ecco, chiedevo il profilo, potrebbe essere un centrocampista, un terzino? Ho visto che Ampadu può giocare anche in porta ancora un po', è indifferente la posizione in campo. Ma no, l'idea era quella di sostituire Marzocchi con un giocatore di determinate caratteristiche. Se non, come è successo in questa fase di mercato, non siamo riusciti a trovare un giocatore per migliorare la nostra situazione, staremo così. Se invece nel mercato dei giocatori senza contratto troveremo una situazione che ci permetterà di essere competitivi e di prendere un giocatore che può essere competitivo nel ruolo con Tyrone Ebuei, lo andremo a fare. Poi se capiterà il centrocampista importante, ci penseremo, ma non era lì. La prima idea era quella di sostituire Marzocchi con un pari ruolo di qualità.
Non è stato possibile farlo, non ci sono create delle opportunità tali da poterci permettere di intervenire e non l'abbiamo fatto. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Intanto sposto il direttore in grande, ecco. E intanto saluto anche Pedro, altro ospite di questa diretta, ormai più uno di famiglia che Ciao vero e Pedro! proprio ospite. Ciao Pedro. Ciao Ciao ragazzi, Pedro! ciao Mattia, un abbraccio Ciao grande. Pedro! Non so, Manuel, vuoi farti un'altra domanda? C'è il visa, facciamo il visa. Facciamo fare. Ah, no, perché come era mutato, ho detto non voglio No, sono disturbare. mutato perché purtroppo ho il bambino qui vicino, quindi da un momento all'altro potrebbe succedere qualsiasi cosa, diciamo. Comunque, Mattia, grazie intanto per essere venuto. E niente, volevo chiederti un po' com'è stato questo mercato, perché io da fuori, da tifoso, ho l'impressione che mentre una volta, insomma, gli squadroni puntavano direttamente al giocatore affermato, adesso hanno un po' l'esigenza, no, per questione di costi, di doverlo scovare prima. E anche quei giovani che magari prima potevano essere interessanti in Serie B hanno dei prezzi assurdi. Si è notata in questa sessione di mercato questa cosa? È stato più difficile di altri periodi? Ma allora il percorso che abbiamo deciso di fare noi è quello di aumentare il tasso tecnico della squadra con giocatori di talento. Il caso di Cuisance, insomma, è l'esempio, no? Un giocatore che insomma, cui abbiamo investito del denaro perché siamo convinti che sia un giocatore che se riesce a limare qualche carenza caratteriale. E può diventare un giocatore importante, veramente importante. Su Nani abbiamo fatto una scelta legata allo spessore delle scelte in fase offensiva. Nani, naturalmente, è un giocatore di altissimo livello che ha fatto una carriera importante. È un giocatore che, insomma, dal punto di vista calcistico ha un'età avanzata, ma ha una capacità di leggere determinate situazioni che probabilmente ci possono aiutare ad essere più incisivi, ad essere più decisivi nella zona in cui, da un punto di vista realizzativo, abbiamo un po' faticato. E il motivo è stato questo. È chiaro che poi dipende come lo vuoi fare il mercato. Noi non vogliamo sicuramente fare circo, perché tanto vai a leggere, il Venezia non ha fatto niente nell'ultimo giorno, ma cioè, l'ultimo giorno non è Capodanno. Cioè, non è che per forza devi fare i fuochi e comprare 10 giocatori. L'obiettivo è quello di non arrivare mai all'ultimo giorno di mercato. Cioè, io sarei stato contento al 5 di gennaio di aver, io e il mio club, di aver definito la nostra situazione. Perché così vuol dire probabilmente aver avuto fortuna e aver agito in maniera tempestiva. Purtroppo non è così, perché tante volte determinate dinamiche ti portano ad andare avanti con le situazioni. Tra l'altro, in questa sessione invernale si è giocato, si continuava a giocare, quindi dovevi stare attento a fare determinate scelte. Però l'idea è quella di non arrivare mai all'ultimo giorno a fare delle scelte. E sulla base di questo noi siamo intervenuti un po' prima su Luis Nani, siamo intervenuti su Cuisance, siamo intervenuti su Ullman, e l'ultima è stata quella la scelta di arrivare a Jean-Pierre Samé. Fatemi una domanda su Jean-Pierre Sì, Samé. ecco, stavo proprio per dire quando il direttore ha detto: ah, dicono che nell'ultimo giorno di mercato il Venezia non ha fatto nulla. Nelle ultime ore avete chiuso per un giocatore come Nsamé, che cioè, non mi sembra proprio poco, visto che parliamo del capocannoniere del campionato svizzero l'anno scorso, un gol in più del ben più chiacchierato Cabral. Cioè, è un giocatore che, come ha detto lei in conferenza, arriva perché è in una situazione fisica che purtroppo ha avuto questo infortunio grave ed è rimasto un po' fuori dal giro, se no sarebbe stato anche fuori portata per una squadra come il Venezia, forse. Esatto. La valutazione è stata proprio questa. Allora, c'erano due strade da intraprendere. Un giocatore sano, magari con meno numeri, meno qualità, che ti poteva dare un apporto sicuramente immediato, o prendere un giocatore che naturalmente ti arriva da un infortunio e quindi non può essere lo stesso Samé di 8 mesi fa adesso, ma che magari fra un mese può essere pronto per darci quella qualità in più, quello spessore in più per poter vincere le partite. È stata una scelta, è rischiosa naturalmente, però l'abbiamo voluta fare. Abbiamo scelto questa strada, ci prenderemo le responsabilità,
e basta, e andiamo a combattere. Questo è stato il motivo della scelta di Jean-Pierre. Può giocare anche con Henry. Esatto, appunto, no, dal punto di vista, cosa, appunto, dal punto di vista tattico, non sovrapponetevi, ragazzi. O Manuel o Luise, decidete chi si prende l'iniziativa, perché no, volete fare la stessa domanda. La stessa cosa, esatto. Volevamo vai tu, fare la stessa domanda, fondamentalmente, dal punto di vista tattico, no? Cioè, a me, se può coesistere con Henry, se è più una seconda punta, che caratteristiche ha? No, non è sicuramente una seconda punta, è un attaccante che naturalmente ha lo stesso ruolo di Henry, ma ha delle caratteristiche un po' diverse. Attacca un po' più lo spazio di Thomas, è un giocatore che vive anche il gol in maniera diversa. Samé ha fatto, credo, 100 gol in 4 anni, sicuramente li ha fatti in un campionato diverso da quello italiano, ma uno che fa 100 gol qualcosa dentro ce l'ha, è uno che sa leggere le situazioni dentro l'area, è uno che legge i movimenti e le intenzioni del compagno, vive per il gol, cioè questo lo dice la sua storia, e per cui in determinate situazioni può anche essere impiegato con un giocatore come Thomas o durante determinati momenti della partita. Chiaro, chiaro. E comunque, direttore, mi sembra che anche a livello di nomi a gennaio la proprietà e il Venezia abbia voluto fare un lavoro molto importante, perché sono arrivati giocatori di spessore internazionale, e comunque penso, per dire anche a chi avete trattato, poi mi confermerà lei, ma mi pare dai rumor fosse abbastanza evidente, e che poi non è arrivato, per dire avete cercato anche una punta importante come Alario, quindi l'intenzione era veramente di fare un salto di qualità importante, per quanto sia magari difficile in un mercato come quello di gennaio, dove di solito muovere certi tipi di giocatori è complicato. E alla luce di tutto questo, cosa manca oltre ai punti alla salvezza? Cosa sentite che potrebbe mancare per riuscire a completare l'ultimo step di crescita per questa squadra? Ma è evidente che questa squadra deve crescere nel tempo, una squadra sostanzialmente giovane, non solo per l'età, ma anche per l'esperienza in questa categoria. Il fatto di mettere qualche giocatore di spessore non serve soltanto ad aumentare lo spessore tecnico, ma probabilmente anche ad aumentare la competizione che c'è in squadra, perché il giocatore di spessore probabilmente fa svegliare qualche giocatore giovane e fa scattare in qualche giocatore giovane un qualcosa che magari manca per avere una certa continuità di rendimento e una certa performance. Credo che Pedro lo sappia meglio di me, tante volte funziona così: quando uno, un giovane, ha nel ruolo un giocatore esperto con una certa esperienza, tira fuori quel qualcosa in più e probabilmente è lì che fa lo salto di qualità. La speranza è che Luis Nani non solo ci dia una grande qualità nelle partite, ma dia anche una scossa a quei giocatori che hanno grande talento, che possono essere i Jones ed altri giocatori di grande talento, a cui manca magari quel piccolo step per riuscire ad essere performanti e competitivi ed avere una certa continuità di prestazioni in un campionato difficile come quello della Serie A. Certo. Mattia, dal punto di vista del gruppo, come siamo ultima messi, considerazione, cioè, poi credo che dobbiamo liberare il direttore. Mi sa di sì. Dal punto di vista del gruppo, comunque sapeva che era un gruppo molto eterogeneo, molti stranieri, e sappiamo quanto è importante, quanto è stato importante l'anno scorso il gruppo. Quest'anno come siamo messi? Il mister ce l'ha in pugno e si sta creando qualcosa di bello anche in prospettiva dei prossimi anni, insomma. Beh, è chiaro che è un contesto diverso da quello che era l'anno scorso. Tanti giocatori importanti di questo gruppo ci hanno lasciato, ci sono tantissimi giocatori di paesi diversi. È evidente che è un lavoro difficile, è molto stimolante, però, perché poi è vero che è difficile creare un'identità, perché ci vuole del tempo, e purtroppo in questo campionato il tempo non te lo dà. Al tempo stesso è molto stimolante, perché al contrario puoi riuscire a ricavare determinate cose che magari in un gruppo standard o in cui siamo stati abituati noi in questi anni non riesci a ritrovare, perché il giocatore straniero sicuramente ha
non ha dalla sua parte il tempo per l'adattamento. Io ricordo Platini il primo anno non fece un grande campionato qui, poi è diventato uno dei giocatori, forse il giocatore più forte in quegli anni. È evidente che il tempo è importante per un giocatore straniero, però al tempo stesso si riescono a ricavare delle cose che possono dare al gruppo stimoli diversi da quelli in cui siamo abituati. Per cui questo è un gruppo sostanzialmente sano. È un gruppo sano di ragazzi intelligenti. Stiamo cercando di lavorare da quel punto di vista, però siamo molto avvantaggiati dal fatto che questi sono ragazzi sani, sani di principio, e quindi questo aiuta. L'allenatore credo che sia un fenomeno da questo punto di vista, per cui c'è tanto lavoro da fare, non è così semplice, però i presupposti ci sono e la voglia di andare a combattere tutti insieme per arrivare all'obiettivo che tutti sogniamo, cioè. Ok, ultima secca, da no comment a 10. Quanto siete stati vicini ad Alario? Ci abbiamo provato, ma come ci abbiamo provato per qualche altro giocatore, sai, Chiaro, non, chiaro. per arrivare a raggiungere determinati risultati servono anche determinate situazioni. Non si è creata la situazione giusta, noi ci abbiamo provato e basta. Ma in questa fase di calciomercato succede non solo a noi, è successo non solo a noi, è successo anche a tantissime altre squadre. Però ripeto, Ovviamente. la nostra volontà è quella di non arrivare mai agli ultimi giorni, saremmo stati contenti di fare solo quelle operazioni. E siamo contenti di fare solo quelle operazioni che ci permettono di migliorare. Poi l'intenzione è questa, poi c'è di mezzo il campo, che è Certamente. il giudice di tutto, e quindi speriamo che il campo ci dia ragione e dia forza a quello che abbiamo fatto. Ottimo, perfetto. Allora io ringrazio il direttore Mattia Colautto per la sua disponibilità e per averci concesso questi minuti in sua compagnia e ovviamente vi auguriamo massima fortuna per questo girone di ritorno dove dovremo, come sempre dice il mister Zanetti, scalare un vero Everest per riuscire a raggiungere un secondo sogno dopo aver raggiunto questa Serie A per appunto rimanerci in questa massima categoria. A Grazie, grazie a tutti. Pedro, un abbraccio. Ci vediamo te, ciao presto. Mattia, in bocca al lupo, un Grazie. abbraccio Ciao a grande. tutti. Alla Ciao prossima, Mattia, grazie. direttore. Grazie.